stanzine, tante le altre, non so però i programmi di quest'altra società, quindi sarà da vedere. Però, ecco, ed è una palestra che purtroppo nell'ultimo anno si è staccato questo pilone, è venuto giù durante la partita, no? Ci sono alcuni punti dove si sono fatto staccare, volete che vi faccio vedere, ci sono dei buchi qua. Io per me se si sta con il sito non la faccio fare nessuno. I vari punti della. Noi lo segnaliamo perché appunto per le sue caratteristiche è davvero un peccato, è una delle risorse di questa scuola, diciamo, che sia completamente lasciata andare questa palestra. Ma come mai diciamo questa società sportiva, perché io sono nuova, sì. Questa società sportiva che la usava e sì. Aveva anche fatto un omologare FIFA, perché non è una cosa facilissima. Sì. Al di là di quando la FIFA però è venuta omologata, perché parlo da ex giocatrice di serie B, cosa fa quando viene? Viene, ti controlla, ti misura le cose, misure, esatto. Lo puoi fare, lo puoi fare, ok? Però c'è un problema di sicurezza. Allora io vorrei dire, una società sportiva che comunque si prende campionati, spende soldi, si fa omologare dalla FIFA, eccetera. Il momento in cui nel corso degli anni non fa più questa roba, credo, non so qual è la cosa, però se io, società sportiva, utilizzo così tanto una palestra, ho intenzione e interesse che. Giusto, allora, perché non facciamo in modo che si metta in sesto anche con l'aiuto, diciamo, certo. Le società che non usano o l'hanno usata nel tempo, in modo tale che insieme, se noi siamo insieme, no? E non abbiamo, cioè non dobbiamo farci la guerra, io non so se si trasporta la mattina la trasporta, e poi qua il problema è stato anche che i docenti dicevano, io ho approfondito la questione, sperando di trovare un. Qui sono tutti pannelli quelli là. Stamattina però io la trovo sporca. Questo è messo male perché ha delle infiltrazioni. Sembra che difendi che ne so che gli interessi o che mi interessi della società, diciamo che sempre per spiegare gli antefatti, sempre per il discorso del dimensionamento, per cui il primo consiglio d'istituto non potrà avvenire se non verso la seconda metà di novembre in sostanza, la situazione delle società sportive qui è un po' bloccata perché non è stato deliberato niente quando andava deliberato, quindi questa palestra al momento è disoccupata, perché, cioè tranne che per l'uso scolastico, che è un peccato perché sicuramente effettivamente non la vedi tutti i giorni una struttura così in una scuola così grande, così ampia. Adesso si potrebbe fare un ragionamento sulla messa in sicurezza, perché obiettivamente quelli che sono da mettere in sicurezza sono particolari, per cui non è che ci vuole, non credo, diciamo, che ci siano problemi di sicurezza grandi, tranne che appunto piccole cose, i pali e la